Sì, chiaramente queste notizie fanno passare un po' tutto in secondo piano. Siamo profondamente addolorati, facciamo le condoglianze alle famiglie e alle vittime, perché è una cosa davvero molto brutta. Ritornando nel nostro lavoro, anche se a volte è difficile, la partita l'abbiamo giocata, i ragazzi sono stati bravi perché hanno voluto vincerla fino alla fine, abbiamo sferrato il gol più volte, il secondo gol. Devo dire che nonostante quello che avessimo speso nell'ultimo periodo, sono riusciti a fare una partita propositiva, vogliosa, con la mentalità di voler portare via il massimo possibile. Chiudiamo la stagione con una rimonta importante, avendo recuperato tanti punti sulle dirette concorrenti, avendo fatto più punti di molte squadre che ci stanno anche davanti in questo momento. Per cui, da parte mia, ripeto, il gran lavoro svolto da me, dal mio staff, da tutto il gruppo del Torino, dai ragazzi, deve essere qualcosa di gratificante, perché poteva sembrare scontato, ovviamente, per la rosa e per le aspettative di questa grandissima piazza, però. Poi quando le cose si incanalano in un certo modo bisogna avere calma, idee, pacatezza e un grande lavoro dietro. Beh, è finita perché domani ovviamente non ci sono più partite, invece mi ha fatto piacere molto che i ragazzi abbiano ideato immediatamente questo cerchio, gli abbiamo dato anche qualche scappellotto, ci sta, perché comunque abbiamo vissuto 4 mesi importanti, fatti di emozioni, fatti di lavoro, ripeto. Poteva sembrare scontato, ma non lo è. Lo vediamo che le condizioni in questi, soprattutto in questi ultimi due campionati, un campionato e mezzo, dove le condizioni sono state davvero particolari, il giocare in maniera frequente, il non avere il pubblico, soprattutto la nostra gente vicino, non è facile poter in qualche modo costantemente automotivarsi. Io ripeto che il pubblico per noi è fondamentale, come lo è per tutte le altre squadre, perché ti danno una carica incredibile, perché tutto ciò che fai acquista un senso maggiore. Non c'è stata un'immagine, c'è stata una continuità di lavoro, c'è stata una continuità da parte dei ragazzi di volersi applicare. Abbiamo dimostrato che insomma con questo gruppo, secondo me dall'inizio abbiamo fatto anche molto molto bene. Adesso è finito e quindi da domani, domani, dopodomani, quando ci sarà il momento, ci incontreremo serenamente con la società, io esporrò le mie idee. Se le vorranno sentire, se no, quello che ho detto ai ragazzi, indipendentemente da quello che accadrà, io porterò ovviamente ognuno di loro nel mio cuore.